L'accordo c'è, scongiurato il licenziamento per i 120 lavoratori delle fonderie Pisano. In mattinata si è raggiunto l'accordo per la cassa integrazione. Ora il sindacato, i lavoratori, la proprietà sono concentrati su un altro punto fondamentale, la delocalizzazione. Siamo riusciti a fare l'accordo sulla cassa integrazione in deroga alla Regione Campania. In seguito all'accordo quadro che c'è stato sugli ammortizzatori sociali in deroga all'11 novembre. Quindi abbiamo per adesso scongiurato i licenziamenti e trasformati naturalmente in cassa integrazione in deroga che partirà a partire dal 21 di novembre. È un risultato che valutiamo soddisfacente, però è assolutamente parziale, perché il nostro obiettivo resta quello di apertura dell'azienda, del sito da trovare per la delocalizzazione e l'incontro in regione che è confermato per il 21, nel quale si parlerà soprattutto di delocalizzazione. Diventa importante, altrettanto importante.